Continua il nostro test con la Seat Arona. Nel vlog degli interni vi abbiamo mostrato l'allestimento Excellence, infatti abbiamo visto tutti gli optional presenti. Ma oggi vi racconteremo la nostra esperienza di guida con questo motore che è 1000 TSI da 95 cavalli, cambio manuale a 5 rapporti. Ma adesso è il momento di accendere il motore. Benvenuti a bordo della Seat Arona. Come avete visto all'inizio del video, abbiamo avuto accesso alla vettura, abbiamo acceso il motore, tutto senza avere le chiavi in mano, ovvero abbiamo avuto le chiavi sempre in tasca. Sistema quindi tipo keyless. Beh, questo ovviamente è un sistema che ogni volta che lo troviamo, ogni volta ripetiamo che è ben accetto, anzi non si ha più rischio di poter perdere le chiavi. Per quanto riguarda il motore, è proprio la caratteristica fondamentale di questa vettura, perché questa vettura è un SUV, quindi non è una vettura proprio così piccola, sicuramente molto compatta, infatti in città si comporta benissimo, ma comunque ha il suo peso che è di circa 1165 kg. Un motore 3 cilindri da 12 valvole, benzina, si comporta benissimo. Anche noi abbiamo la versione da 95 cavalli, c'è anche una versione di maggior potenza, ma già con questa motorizzazione la Seat Arona si muove davvero molto molto bene. Infatti è scattante, veloce, diverte alla guida, anzi soprattutto per quanto riguarda il divertimento alla guida, qui facciamo proprio una parentesi che merita. Come tipologia di vettura non sembra di tipo ovviamente sportivo, ma in questo caso la Seat Arona, avendo un assetto veramente ben realizzato, un'ottima impronta stradale, abbiamo visto che anche in curva si riesce ad andare veloce e spediti senza nessun problema. Quindi, fatto questa premessa che siamo contenti di questa motorizzazione, leggermente meno rispetto ai consumi, perché sono un po' lontani di quelli dichiarati. Infatti i dichiarati sono 4,9 litri per 100 km, il consumo medio calcolato per un uso misto della vettura, quindi percorsi urbani, extraurbani e così via, mentre noi abbiamo rilevato, avendo affrontato un percorso abbastanza lungo su tratti extraurbani e autostradali, il consumo medio calcolato si è attestato circa sui 6,5 litri per 100 km, mentre per un uso misto della vettura, quindi urbano, anzi prevalentemente urbano, il consumo medio calcolato, come possiamo verificare adesso, è di 7,2 litri per 100 km. Quindi ottima motorizzazione, veloce, scattante, ci diverte, leggermente rumorosa agli alti giri, perché la massima diciamo potenza l'abbiamo tra i 5000 e 5500 giri per una coppia di 175 Nm, che è dai 2000 ai 3500 giri. Ovviamente come vettura consuma un po' di più rispetto a quello dichiarato. Da una piccola parentesi che doveva essere, ma invece è stata abbastanza ampia, possiamo passare adesso un po' all'allestimento, agli option che sono presenti e alle nostre sensazioni di guida in merito all'ausilio di questi sistemi. Infatti come vettura, che poi ha un prezzo molto interessante, possiamo già anticiparlo, che sfiora circa i 25.000 euro, questa versione che abbiamo è una top di gamma, possiamo tranquillamente sostenere, per tutto quello che è presente e il prezzo, come potete notare, è molto concorrenziale. Abbiamo vari sistemi di ausilio alla guida, come importantissimo sistema di cruise control adattivo, che permette, tramite questa levetta posta sulla sinistra, di poter azionare sia il limitatore di velocità che il cruise control adattivo. Poi ci sono delle piccole levette, stesso su questa levetta di sinistra, per poter andare a aumentare e diminuire la distanza che vogliamo dalla vettura che ci precede, ovviamente tramite il radar. Soltanto che come tipo di utilizzo di questa levetta, rispetto ad altri sistemi che abbiamo trovato, altre soluzioni che abbiamo trovato su altri modelli, è un po' meno alla
portata di mano, o meglio preferiamo che vi sia il pulsante della taratura del radar stesso qui sulle razze, o destra o sinistra, quel che si voglia, mentre qui per quanto riguarda su questa levetta bisogna un attimo abituarsi a questi pulsanti, quindi abbiamo trovato un poco tutto troppo concentrato su questa levetta di sinistra. Poi abbiamo un altro sistema di ausilio alla guida che è il monitoraggio degli angoli ciechi, quindi posti sugli specchietti retrovisori sia sul lato sinistro che sul lato destro. Come ben sapete ormai se ci seguite da tempo, riesce a dare questa informazione nel caso sta sopraggiungendo una vettura o noi fossimo in una situazione di sorpasso, ci avvisa che non è il caso, ecco, di effettuarlo, di attendere che il passaggio di questa vettura, oppure noi vogliamo cambiare totalmente corsia. È chiaro che questi sistemi presenti ci aiutano quindi ad avere una guida sempre più attenta, infatti ci informano che sul lato destro o sul lato sinistro sta una vettura di fianco a noi. Il sistema di frenata automatica è un altro tipo di sistema presente, questo permette di avvisarci nel caso ci stiamo avvicinando troppo velocemente all'ostacolo che abbiamo dinanzi, può essere ovviamente una vettura oppure la vettura che è dinanzi frena improvvisamente. Oltre ad avvisarci qui sul computer di bordo, si attiva anche automaticamente la frenata qualora non rilevasse una nostra azione. Presente il sistema di parcheggio automatico, basta semplicemente premere qui sul pulsante per attivarlo e poi con le frecce, quindi direzionali, dobbiamo indicare da quale lato vogliamo parcheggiare. Andiamo adesso ad inserire la prima marcia, attiviamo il sistema, indichiamo che è sul lato destro e facciamo valutare la manovra dal sistema stesso. Ha individuato il tipo di parcheggio, procediamo. Bene, siamo pronti per effettuare la manovra. Basta semplicemente inserire la retromarcia. Intervento attivo sul volante, attenzione, ci informa. Si è attivata ovviamente la telecamera posteriore ed i sensori di parcheggio. Possiamo anche non andare a notarli perché in realtà a noi interessa soltanto questo cursore che ci mostra la durata della manovra. Ovviamente noi dobbiamo soltanto gestire la velocità della manovra, che questo rimane sempre al conducente tramite l'acceleratore ed il freno. Per il resto ci pensa il sistema stesso. Quindi notiamo sempre il cursore. Diamo sempre uno sguardo anche così alla telecamera e ai sensori di parcheggio, ma ci fidiamo ciecamente. Bene, parcheggio è terminato. Ottimo sistema di parcheggio automatico. Esteticamente la Seat Arona ci piace in quanto ha delle linee essenziali, semplici, e quello che piace è quello che poi garantisce volumi di vendita. Molto bella è la calandra anteriore, tipico del marchio spagnolo. I proiettori anteriori sono in tecnologia full LED. Per quanto riguarda il profilo, possiamo notare ancora meglio questa tinta, questa colorazione in bicolor, infatti che divide il tetto dal resto della carrozzeria, molto bello impatto estetico. E poi abbiamo questa linea cromatica che va su tutto il profilo fino a raggiungere il logo dell'allestimento Excellence. Poi ci sono anche le barre sul tetto sempre cromate. Per quanto riguarda invece il posteriore, sia il paraurti anteriore che quello posteriore sono di tipo rinforzato con queste plastiche molto belle, danno questo senso, questa voglia di avvenire. Anche i proiettori posteriori sono ben realizzati, sempre in tecnologia LED, e poi notiamo in bella mostra la scritta Arona. Conclude il tutto questi bellissimi cerchi in lega da 17 pollici con impronta 205/55. Cerchiamo giusto così di darvi un'idea di quando intendiamo un po' di rumore ma un po' di soddisfazione allo stesso tempo, cercando quindi di avere una guida un poco più dinamica. Questo è il tipo di rumore che si sente a circa 5.000 giri, mentre ai bassi giri si viaggia in piena silenziosità, anche se alla velocità di 130 km/h iniziano a sentirsi dei flusci dovuti al vento, quindi l'impatto aerodinamico
oppure l'insonorizzazione dell'abitacolo si potrebbe ancora migliorare. Sul computer di bordo ci vengono mostrate delle informazioni relative a dei consigli per avere un utilizzo sempre più green della vettura. Infatti c'è la visualizzazione del cambio marcia. Quando viene mostrato significa che stiamo mantenendo una marcia sbagliata per l'andamento della vettura, così come non stiamo utilizzando al meglio il sistema start e stop. Quindi tanti altri piccoli consigli utili per avere sempre un futuro ecosostenibile, per ridurre le emissioni ed i consumi. Per il vlog alla guida a bordo della Seat Arona è tutto. Come sempre vi ricordiamo di andare sul sito italianroad.it per l'articolo completo. Per quanto riguarda il video, commentate, mettete mi piace, condividete. Se avete delle domande, fatele che vi rispondiamo. Ringraziamo Seat Italia per la vettura in prova e alla prossima. Ciao!